Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Andiamo avanti con la nostra discussione sul metabolismo lento, metabolismo veloce, tra mito e realtà. Allora, siamo arrivati dicendo che c'è anche un fattore ormonale che influisce su quello che è il nostro metabolismo e è logico che quando dimagriamo, il metabolismo, da quello che abbiamo visto negli altri video, valli a cercare se non li hai ancora visti la prima e la seconda parte, che il metabolismo si abbassa leggermente. Questo è dato da un fattore che riguarda la leptina e la adipocita. Abbiamo già parlato della leptina e della adipocita in diversi altri video e ti consiglio di andarli a cercare. Allora, l'adipocita che è la cellula grassa, che è la cellula che accumula il grasso. Mano a mano che si svuota e che si gonfia, come abbiamo già visto nel video fame e sazietà, ne abbiamo parlato abbondantemente, cosa fa? Produce, mano a mano che perdi quindi il contenuto di lipidi, produce meno leptina, l'ormone che dà la sazietà. Questo ormone va a influire, va a influire in un modo importante su gli ormoni tiroidei, quindi va su un'altra ghiandola che è la tiroide e di conseguenza questi ormoni verranno leggermente sottoregolati. Ok? Cosa significa questo? Che più leptina abbiamo e maggiore sarà il nostro metabolismo, più dimagriamo, meno leptina produciamo e più gli ormoni tiroidei verranno leggermente sottoregolati. Gli ormoni tiroidei che sono sottoregolati, prodotti in minor quantità, abbassano il metabolismo, cioè ci dà un segnale di dover consumare meno perché siamo in uno stato di mancata nutrizione. Okay. Diciamo che poi c'è un altro fattore da considerare. Le persone che sono cronicamente in sovrappeso, obese, quindi non stanno dimagrendo, ma sono obese in sovrappeso da tanto tempo. Purtroppo, cosa succede? Abbiamo una grande produzione di leptina perché hanno tante cellule adipose piene di adipe, quindi la produzione di leptina è alta e l'ipotalamo sviluppa una resistenza a questo ormone, cioè diventiamo leptinoresistenti, proprio come avviene per la resistenza all'insulina. Quindi, anche se ci sono alti livelli di leptina nel nostro metabolismo, viene sottoregolato. Nonostante la leptina sia tanta, comunque la tiroide viene sottoregolata perché siamo resistenti alla leptina, cioè la tiroide non la percepisce più, l'ipotalamo non la percepisce più e segnala comunque che ce n'è poca e si abbassa il metabolismo. Ecco perché spesso persone in sovrappeso da molti anni che si mettono a dieta e mangiano poco, ma comunque non perdono peso. Ok? E non riescono a perdere quei chili desiderati, o comunque hanno spesso stalli metabolici, magari perdono un po' di peso all'inizio, poi si fermano lì per tanto, tanto, tanto tempo. Molto spesso capita di trovare persone sedentarie, in sovrappeso, non obese, anche se mangiano poco. È la stessa cosa. Tutto questo non è successo però dall'oggi al domani. Quindi non diamo la colpa al metabolismo che è lento o alla tiroide che non funziona. No, ci ritroviamo questo perché è il risultato della nostra storia, di tutto quello che abbiamo fatto magari fin da bambini, fin dalle nostre abitudini. Spesso queste persone hanno magari affrontato dei periodi di diete drastiche e poi si mettevano a mangiare. E sono state poi, no, vittime di quello che si chiama effetto yo-yo, cioè prendere peso, perdere peso, prendere peso, perdere peso. Se è capitato anche a te, mettimelo qui nei commenti, scrivetemi a chi di voi è capitato e magari se avete domande, fatemele pure e farò un video più specifico. Nei periodi quindi di sottoalimentazione, quando si mangia meno, queste persone inconsciamente si muovevano meno. Nel momento in cui riprendevano a mangiare, non riprendevano più le sane abitudini a muoversi, magari, e alla fine si trovavano con dei chili in eccesso e una spesa energetica data dall'attività fisica, sportiva e non, anche al minimo. E questi fattori non fanno altro che innescare un circolo vizioso. Meno si mangia, però si ingrassa, si mangia un pochino e si ingrassa subito di più.
Alla fine l'organismo ha trovato quindi cosa? Un equilibrio nell'introdurre energia ma nel consumarne poca, perché il corpo ritara tutto, che pensa che quello sia la normalità. Oltretutto le cellule grasse man mano che si sgonfiano aumentano la resistenza alla leptina e all'insulina e questo va ad incidere su cosa? I mitocondri che diventano sempre più piccoli e perdono la capacità di disperdere calorie sotto forma di calore. I mitocondri sono gli organi deputati allo sviluppo di energia nelle nostre cellule, sono le centrali elettriche delle nostre cellule. Tutto questo causa la cosiddetta inflessibilità metabolica, ovvero queste persone anche a riposo continuano a usare gli zuccheri e non i grassi come fonte di carburante. Quindi quando mangeranno meno non inizieranno subito a utilizzare il grasso come riserva, ma saranno sempre più legati alle scorte glicogeniche, al glicogeno epatico e agli zuccheri, quindi avranno subito fame, subito voglia di dolce, e continueranno sempre a bruciare prima i zuccheri che si introducono con la dieta, i carboidrati. In questo caso il metabolismo lento quindi è dato da tutto il quadro generale e non soltanto da quello metabolico, ma anche da quello che riguarda il mitocondrio e l'attività fisica, cioè l'attività intracellulare e l'attività extracellulare globale, cioè quella che riguarda proprio la nostra vita nel quotidiano. Purtroppo poi all'opposto del problema c'è un metabolismo lento che può riguardare anche chi fa troppa attività fisica. Si è visto che l'eccesso di attività fisica da una parte migliora l'efficienza del gesto, ovvero ci fa consumare meno quando ci muoviamo. Perché siamo più bravi a fare quel gesto, il nostro corpo fatica meno, dall'altra parte porta a una sottoregolazione degli ormoni tiroidei dovuti a stress. Il corpo, siccome consuma troppe calorie durante la giornata, si sottoregola e ha una conversione degli ormoni tiroidei, che diventano inferiori e abbassa di conseguenza il metabolismo. Per ovviare a ciò è importante impostare sempre l'allenamento seguendo una programmazione che sia funzionale, personale, che preveda giusti tempi di recupero e che sia varia, equilibrata e cambi durante proprio la programmazione stessa per evitare che il corpo si abitui eccessivamente ed incorre nel cortisolo eccessivo, come abbiamo già visto nel video proprio specifico del cortisolo. Quindi è importante fare la giusta attività fisica, sportiva e non, è importante fare la giusta alimentazione. Ma non fare sempre le stesse cose, e in maniera sempre moderata e in base ai nostri obiettivi e alle nostre capacità e al nostro punto di partenza. Quindi, se siamo neofiti, dobbiamo partire con un programma che da neofiti ci porti a essere avanzato ed esperto. Inutile fare programmi che non ci competono perché ci fanno più male che bene. Quindi, non è detto che fare sempre di più è meglio, a volte bisogna fare il giusto. Come sempre, rivolgetevi a personal trainer professionisti, persone competenti, nutrizionisti competenti che lo fanno di lavoro. Se avete bisogno, lasciatemi il commento qui sui commenti. Se avete domande, sono sempre pronto ad aiutarvi. Scrivetevi privatamente anche nella mia mail, la trovate qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale YouTube se volete avere aggiornamenti su questi argomenti e essere sempre aggiornati su quello che riguarda benessere, salute e sport. Buon proseguimento e buona vita a tutti.